Più o meno quanti film restaurati in un anno, indicativamente? Ma guarda, dagli 80 ai 100, credo. Poi ci sono dei progetti che hanno tanti film piccolini. Sì, noi lavoriamo per la Francia, lavoriamo per la Fondazione di Scorsese, la World Cinema Project. Poi abbiamo clienti, vabbè, in tutta Europa. Poi lavoriamo molto per l'Asia. Questo è il primo settore che si occupa, insomma, il primo step del lavoro di restauro. Quindi qui la nostra caratteristica principale è che lavoriamo direttamente sulle pellicole, quindi sui materiali originali, e quindi su quelle pellicole che sono poi la base per i successivi step di digitalizzazione e lavorazione sul materiale digitalizzato. Quindi noi facciamo prima di tutto un lavoro di ispezione e di studio di questi materiali, perché non diamo mai per scontato quello che stiamo ricevendo. Sostanzialmente ci troviamo molto meglio a lavorare manualmente, perché manualmente possiamo modulare il nostro lavoro seguendo le specificità della pellicola che stiamo lavorando. Allora, il restauro digitale è il settore più grande perché è quello che prende più tempo. Abbiamo 23 workstation di 4 software diversi, 3 dedicate specificatamente al restauro digitale e uno è After Effects, quindi per gli effetti speciali che per noi consistono nella risoluzione di problemi continui. Allora, guarda, questa è una delle ultime fasi del restauro digitale. Il lavoro principale che svolgiamo qua dentro è sulla fotografia del film, quindi noi riportiamo la luminosità, i contrasti e i colori dei film a una situazione che è il più vicino possibile a quella del momento in cui il film è uscito nelle sale. Però possiamo anche tornare in pellicola. Quindi dai dati digitali, vedremo di sotto, c'è una macchina che riscrive i dati su pellicola, perché c'è stato quel periodo del digital intermediate per cui si girava ancora in pellicola, si faceva tutta la post-produzione digitale e si tornava in pellicola. E il restauro rispecchia un po' questo percorso del digital intermediate. Diciamo che ci vogliono sempre delle grandi visioni per fare le cose, certo. Poi ci vuole tanto lavoro, ma... però insomma alla fine i risultati sono arrivati e anche il riconoscimento internazionale, sì. Però sì, dico, sicuramente questa era la regione, la città giusta dove fare queste cose.